Io non lo so come andrà a finire adesso, ragazzi. Stanno litigando in campo, siamo sull'1-1. Però non mi è piaciuta questa sera la Roma, assolutamente. Perché voi direte ci sono gli infortunati, gli assenti. Anche stasera si è fatto male il Shaarawy, uno dei migliori in campo. Però il Monza si può battere anche con questa squadra, anche con chi è sceso in campo questa sera, ragazzi. Lasciatemelo dire, è vero che è una buonissima squadra, tanto di cappello alla formazione di Palladino, perché gioca un buon calcio, però questa sera, fatemelo dire, la squadra che tornava dalla Serie B non sembrava il Monza, ma sembrava la Roma. Le trame di gioco della squadra Brianzola mi sono piaciute tantissimo. Adesso stiamo cercando di andare avanti per poter vincere questa partita che era fondamentale per la Champions League, per la zona Champions. Oggi hanno vinto anche Juventus e Atalanta. La Lazio sta vincendo, l'Inter pure. L'unico che sta facendo un risultato clamoroso è il Milan in casa contro la Cremonese, che non so se finirà con la sconfitta per la squadra di Pioli. Però, ragazzi miei, c'è troppa desolazione, troppa desolazione, troppa negatività. Io non lo so, c'è una Roma di Europa League e una Roma di Serie A. Non lo so, sono sconcertato, vorrei strillare, però stanno tutti dormendo, quindi cerco di contenermi. Ho una rabbia in corpo incredibile a vedere questa Roma così mesta, così poco propositiva, poco. Ecco, adesso sembra che stia andando avanti, magari gli ultimi 5 minuti finali sarebbero importantissimi. Io me la prendo uguale la vittoria, per carità. Me la prendo uguale, non è un problema, voglio dire. I 3 punti sono benedetti. Però fino a questo punto della partita la Roma ha fatto ben poco. La difesa sul gol di Caldirola è stata proprio deficitaria. Deficitaria, non puoi lasciare un calciatore così da solo tirare in porta, libero, senza marcature, senza una spallatina, un piccolo contrasto di gioco, libero, libero come l'aria Caldirola era, come l'aria. Ma come si fa a lasciare libero un difensore, che poi alla fine è un difensore, così, di tirare in porta? Io non lo so, guardate ragazzi. Non lo so, ecco, Dybala sta in panchina, poverino, non può giocare. Ma senza Dybala la Roma è poca cosa. Io spero che adesso faremo il gol della vittoria, perché sarebbe meraviglioso. Però fino a questo punto della partita, eccolo. No, ecco il tiro. Guarda che liscio, mamma mia, che è questo? Tahirovic, mamma mia, che liscio. Oh, ecco, potevamo segnare. Parata di De Gregorio su tiro di testa di Bagnes. Magari, ragazzi, magari sarebbe l'apoteosi, guardate, perché sarei contentissimo, l'uomo più felice di questa terra, vincere questa partita a Monza con questo Monza. Però a quanto pare non ce la stiamo facendo. Mourinho pure è un po' desolato. Però speriamo, speriamo, mancano ancora 2 minuti. Mai, mai dire mai, tutto può succedere. Magari questi 2 minuti finali, l'altra volta col Milan l'hanno pareggiato all'ultimo. E invece questa sera magari potremo vincerla alla fine proprio. Ma pure il Monza viene avanti, però ragazzi, anche il Monza viene avanti. A me piace proprio questa squadra, non si arrende mai. Gioca un bel calcio con un Palladino. Bisogna stare attenti. E questa gara è apertissima, apertissima. Mancano 2 minuti alla fine e tutto può succedere. A volte le squadre sono state lunghissime, specialmente la Roma, lunghissima proprio tra i reparti. Troppa differenza tra centrocampo, attacco e difesa. Non ci sono stati collegamenti sufficienti per poter fare qualche azione importante. Pure chi è? Spurzo Celic,
pure Celik, la prossima gara non ci sarà neanche Celik contro l'Inter. Ma dove vogliamo andare? Come possiamo piazzarci per un posto in Champions? Soltanto vincendo l'Europa League, magari. Ecco, si sta, ecco, Mourinho se ne va. Ah, Mourinho se ne va, lascia la panchina ancora prima di finire la gara. E questo non va bene, però. Questo non va bene, perché devi stare fino alla fine, Mourinho. Devi stare fino alla fine, Mourinho. Non te ne puoi andare prima che finisce la partita. Manca un minuto, fino all'ultimo secondo devi stare lì. Fino all'ultimo secondo. Non è possibile, Mourinho. Non te ne devi andare, ecco. Oddio mio! Ha sfiorato il gol Carlos Augusto. Mamma mia, come stiamo rischiando, ragazzi. Come stiamo rischiando, mamma mia. Mamma mia. Dai, facciamogli questo gol, dai. Vai, mamma mia, Spinazzola, ma che c'è al posto del piede in ferro da stiro. Porca miseria, eppure sei tecnico. E riparte il Monza. Mamma mia, che finale, ragazzi. Non me l'aspettavo proprio un finale. Io pensavo di assistere a una partita un po' più tranquilla. Il Monza sì, è un'ottima squadra, una buona squadra, però la Roma, se vuole arrivare in zona Champions, non può fare queste prestazioni. Non lo può fare. Deve avere più rabbia, più voglia. Finita 1-1. Prestazione proprio inconcludente. E non dico nient'altro, perché ho la mia famiglia che sta dormendo. Vuoi arrivare in Champions League? Vuoi qualificarti per l'Europa che conta? E fai queste prestazioni barbine, con Cristante poi in difesa, ragazzi. Ma che ci sta a fare Cristante in difesa? Ma cosa serve Cristante in difesa? Mancano i difensori, ma gioca con la difesa a 4. Ma che è Cristante in difesa? Mi sembra il battitore libero degli anni 70. Buonanotte a tutti.